fronte a noi ci sono le montagne Penia e Rocca e al centro la frattura che si è venuta a creare dal crollo del Seracco. È davvero impressionante, sembra un enorme buco nero. Una massa di ghiaccio e detriti è esplosa come una bomba e ha travolto un gruppo di escursionisti. Sono 7 le vittime e 5 dispersi. Il rischio è che quei corpi resteranno lì tra il ghiaccio. Le ricerche però continuano con gli elicotteri del soccorso alpino perché è molto pericoloso anche per i soccorritori procedere via terra perché c'è il rischio che si stacchi da un momento all'altro un altro seracco. L'Italia piange queste vittime. Tutti gli italiani e le italiane si stringono a loro con affetto. Ma il governo deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato. Il karma ha voluto che la montagna, il ghiacciaio, si staccasse nel momento, nel giorno e nell'orario peggiore. C'è stato un boato, sembrava un terremoto fortissimo, si è staccato una colonna di ghiaccio enorme e sotto c'era un lago, ha travolto 7 persone che abbiamo visto noi. Si sono disintegrati. Questa non è una valanga, è un distaccamento di ghiacciaio, capisci? È ghiaccio, roccia, chi è stato preso dentro è stato frantumato, è stato fatto a pezzi. Da quando esiste questa montagna, un distaccamento così in piena estate non è mai successo. È stato un caso eccezionale che ha mangiato sotto e si è formato un lago. È vero che lei la sentiva quest'acqua? Io ho detto che si sentiva un rumore strano, ma da qua a dire a dare delle colpe, perché colpe non ce ne sono. Il distacco è stato nel ghiaccio, cioè è stata una massa di ghiaccio nella parte alta del ghiacciaio che si è rotta come se fosse una frana, quindi con uno scucchiaiamento, cioè con una superficie a cucchiaio. Questa massa di ghiaccio che si è staccata in maniera improvvisa, direi imprevedibile, cioè solo con strumenti di monitoraggio veramente precisi, puntuali, come quelli che noi installeremo, sarebbe stato possibile vederla e comunque non sarebbe stato possibile dare il preavviso. E poi però questa massa di ghiaccio scendendo ha preso in carico roccia, detrito, è diventata sempre più grande, sempre più densa, sempre più distruttiva. Ci sono stati degli anni che sono salito più di 50 volte in un'estate, quindi la prima volta sono salito che avevo 9 anni e ho continuato tutta la vita. Vedere questo buco che c'è sulla calotta, che è un po' il simbolo del ghiacciaio, proprio la roccia nuda sotto il ghiaccio. Ghiaccio blu di, non so, 200-300 anni fa, lascia esterrefatti, insomma. Abbiamo visto venire giù questa massa di ghiaccio, e sapendo che andava a intersecare il sentiero che scende dalla vetta, abbiamo pensato qui succede una tragedia. Quest'anno c'è stata pochissima neve, abbiamo visto sciogliersi il ghiacciaio proprio anno dopo anno e cala 5-10 metri all'anno. E se a 3.000 metri continua a non andare più sotto zero, mi chiedo se effettivamente il ghiaccio che c'è in cresta rimane ancora lì o se può scendere anche da altre parti. Dico che Veneto sta pagando un pesante, cioè sta pagando veramente una situazione pesante. Non è un teatro facile quello di questa tragedia. Noi abbiamo 3 vittime identificate, c'è una speranza che è difficile da confermare, però spero vivamente che i numeri si fermino qui. Siamo al palaghiaccio di Canazzei e lì giù ci sono alcuni dei parenti delle vittime del crollo del Seracco, della Marmolada, che sono venuti qui per il riconoscimento. È da ieri che c'è un via vai di parenti.